Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi gli ammortizzatori bulk usati in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Su quest'auto si può accedere ai supporti degli ammortizzatori. Gli elementi da rimuovere sono spesso bloccati. Per facilitare l'operazione, puoi spazzolare e usare dello sbloccante. Poi usa una chiave a bussola con inserto da 21 e una chiave a brugola da 6 per svitare di qualche filetto il dado del supporto dell'ammortizzatore, in modo da avere un po' di gioco per le prossime operazioni. Puoi anche usare l'attrezzo specifico che usiamo nel video, ti faciliterà di molto l'operazione. Per sostituire gli ammortizzatori anteriori, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In tal modo potrai accedere al sistema di sospensione. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché, puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Nel corso di questa operazione, dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Rimuovi il flessibile del sensore dell'ABS. Rimuovi il flessibile del freno dal suo alloggio. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per svitare la placca di fissaggio dei flessibili. Poi rimuovila. Adesso devi rimuovere la bielletta della barra stabilizzatrice. Questo pezzo collega la barra stabilizzatrice agli ammortizzatori per tenere sempre le ruote ben a contatto con la strada. Per farlo, ti consigliamo di guardare la nostra guida Sostituzione bielletta barra stabilizzatrice Duster 1. Spazzola la filettatura delle viti della base dell'ammortizzatore con una spazzola metallica, poi spruzzale di sbloccante. Usa una chiave inglese da 18 per svitare le due viti alla base dell'ammortizzatore. Poi rimuovile. Separa la base dell'ammortizzatore dal portamozzo. Adesso la base dell'ammortizzatore è libera. Termina di svitare il dado del supporto dell'ammortizzatore. Dopo aver sbloccato il dado, tieni fermo l'ammortizzatore con una mano e termina di svitare con l'altra. Rimuovi l'ammortizzatore. Per cambiare l'ammortizzatore bisogna adesso staccarlo dalla molla. Nella descrizione del video trovi l'attrezzo che abbiamo usato noi e che riteniamo sia il migliore per questa operazione. Blocca l'attrezzo in una morsa. In tal modo sarà più facile da usare. Inserisci l'ammortizzatore nell'attrezzo. Poi stringi la flangia mobile contro la molla. Controlla bene la sua posizione. Controlla che sia tenuto ben in posizione dalle linguette di bloccaggio. Poi lentamente comprimi la molla usando la chiave a bussola con l'inserto adatto. Attenzione, stai molto attento mentre comprimi la molla. L'operazione non è priva di rischi e richiede molta attenzione. Una volta che l'ammortizzatore è libero dentro la molla, puoi usare una chiave a gomito da 27 e una bussola a brugola da 6 per rimuovere il dado della barra dell'ammortizzatore. Nei casi più estremi sarà necessario usare un avvitatore a impulso. Poi rimuovi l'appoggio superiore della molla, la coppetta inferiore. Rimuovi l'ammortizzatore dalla molla. Rimuovi il soffietto tampone d'arresto. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi il nuovo ammortizzatore. Devi pompare più volte sul cilindro per innescare il sistema. Poi monta il soffietto tampone d'arresto. Inserisci il tutto nella molla. Verifica di posizionare la base della molla ben contro la flangia dell'ammortizzatore. Poi installa la coppetta inferiore, l'appoggio superiore della molla
E per finire, riavvita il dado della barra dell'ammortizzatore. Stringi forte usando una chiave da 27. Svita l'attrezzo per la compressione della molla, facendo molta attenzione alla posizione della molla sull'appoggio inferiore dell'ammortizzatore. Verifica che il soffietto sia bene in posizione per evitare che gli ammortizzatori si usurino prima del tempo. Con questo hai finito di preparare il nuovo pezzo. Per prima cosa, rimetti in posizione l'ammortizzatore. Rimonta la coppetta superiore, poi riavvita il supporto dell'ammortizzatore, iniziando a mano. Infila l'ammortizzatore nel portamozzo. Poi rimetti la vite in posizione. Termina di avvitare usando una chiave dinamometrica. Rimetti la bielletta nel suo alloggio superiore e avvitala. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Riavvita la placca di fissaggio. Riaggancia i vari flessibili. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Per stringere il supporto dell'ammortizzatore bisogna usare la chiave dinamometrica. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.